Nel nome di Gesù sono Diana, l'Apostola Diana, l'Apostola consacrata nell'anno 2012. Come state? Io sto bene per la grazia di Dio, per la grazia di Dio. Durante la settimana nel nostro programma di teologia ci hanno chiesto di fare una ricerca su fede. Il ragionamento e non riuscivo a ascoltare tutto, però mi ha aiutato a tenere molto forte il mio Dio e la mia fede, perché sono venuta alla conclusione che, come dice la scrittura, la fede è un dono che Dio ci dà. Quelli che non sono salvati, che sono alla perdizione perché il Dio del mondo li ha cercato, perché se senti un ateo o un naturalista che parla del mondo che non ha bisogno di Dio, si capisce, noi che abbiamo Dio, capiamo subito che c'è qualcosa che non va, e quello che non va è che siamo stati graziati per ricevere Dio come nostro Dio, capirlo, avere un senso di avere un Dio, paragonato a colori che pensano che il mondo non hanno bisogno di Dio. Poi ieri nel nostro programma di sociologia c'era sempre questo argomento: la secolarizzazione ha schiacciato la religione. Però c'è Peter Berger che contraddice questo, perché lui era uno dei scrittori negli anni 60 che pensavano che come l'illusionismo, si chiama così in italiano, enlightenment in inglese, ha combattuto per schiacciare la Chiesa, non era per schiacciare Dio, era per schiacciare la Chiesa, ma poi si va avanti per dire tutto che Chiesa è Dio, e quindi per anche portare fuori Europa, e quindi portare fuori Dio in mezzo al loro sistema, e quindi Europa è diventato un stato separato dalla Chiesa. Anche se in alcune nazioni come Italia e Inghilterra la Chiesa ha fortemente suoi impronti nell'istituzione, è tutto un tentacolo. Questo scrittore va avanti per dare un esempio di Svezia, Sweden, che ha recentemente tolto la Chiesa luterana, separato la Chiesa dal sistema. Ma qual è il guadagno? Qual è il guadagno? Alcuni contestano che allora la religione deve essere una cosa individualistica, ma la Bibbia non ci dice così. La Bibbia dice che perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su il mondo, le nazioni, non le persone singole, ma tutte le persone, affinché chiunque crederà in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi il Vangelo è per tutto il mondo. Ecco perché Peter Beghe parla di non un mondo, dopo che ha visto che tutto quello che hanno scritto sta avendo una risposta diversamente. Ecco perché Dio è sempre Dio. Avevano pensato che la secolarizzazione avrebbe schiacciato la religione. E vediamo, quando cammini in Inghilterra, se non stai attenti, penserai che sei in una nazione araba, specialmente islamica, specialmente alcune zone come Luton e Birmingham, altre parti pensi che sei in una nazione islamica, perché c'è fortemente pluralismo, quello che Berger chiama pluralismo, alla ricerca di Dio, alla ricerca di noi stessi, e questa porta alla ricerca di Dio. Ma perché il creatore stesso ci ha costruito e ha lasciato un vuoto, e quel vuoto devi essere riempito da lui stesso. Quindi chi va a cercare tramite New Age, tramite yoga, è tutta una cosa perdente. Sai perché fanno così? Perché l'Europa non vuole il Dio dei cristiani, quindi si va alla ricerca della spiritualità, cercando tutt'altro che Dio. Ma Dio è il creatore, non possiamo contestarlo. Quando stavamo studiando di Agostino, di come si chiama, Aquino, e parlano di
come è un grande filosofo. E ho detto, ma durante il programma ho detto, scusa, ma tutto quello che ha detto Aquino, metà è stato detto da San Paolo. San Paolo ha contestato gli epicuriani nel libro di Atti, San Paolo in Romani 1. Quindi la fede, per quelli, coloro che dicono che la fede è una cieca cammino, cioè si credi e punto e basta, non è tutto così. La fede è ragionamento, ricerca e risposte, ed è quello che vedremo anche oggi, perché la fede ci porta a fare tante domande. Ci sono alcune domande che noi accettiamo perché sappiamo che è un mistero, come la Trinità. La Trinità, secondo la scrittura, è un mistero, quindi non è che prendiamo come si chiama, il nostro telescopio e cerchiamo di capire Dio. E questo è il ragionamento di Aquinas della mozione, e lui parla della originalità di qualcosa che viene mossa, ma poi non può. Se qualcosa viene mossa, vuol dire che è stata mossa da qualcosa, e quella cosa è stata mossa da qualcosa, ma non può andare fino a infinità. Ci devi essere un punto fermo, l'originalità, cioè Dio. Ed è così con noi. Noi siamo parte di qualcuno, e quel qualcuno è Dio. E quindi quando spuntiamo qui in questo mondo, la nostra ricerca è di trovare noi stessi. È paragonato a chi magari è orfano, o chi è nato senza aver mai conosciuto i genitori. Cioè, alcuni hanno questa forte sensazione di ricercare loro stessi nel ricercare i loro genitori, e pagano somme di denari. E cristianesimo è così, è alla ricerca di noi stessi, cercando da dove proveniamo, da chi proveniamo. E una delle queste risposte o ricerche troviamo sulla strada di Emmaus, troviamo anche nel libro di Giudice 6, troviamo nel libro di Esodo. E prima di entrare nell'argomento, prima di entrare a cercare a sprofondare nel mistero con l'aiuto dello Spirito Santo, chiedo che adoriamo. Alleluia, perché come sta scritto in Salmo 22, capitolo 3, Dio siede sul trono di suoi popoli. Alleluia, alleluia. Signore, regna, regna in mezzo a noi, regna nel tuo santissimo nome, regna. Regna Gesù, regna, regna Gesù. Questo cantico è di Karen Mara, si intitola Quando chiamo Gesù. Amen, amen. Che l'internet va, se no, come facciamo ad adorare? Quando chiamo Gesù, alleluia, alleluia. Adoriamo. Vada la dalla vagata, Padre eterno, ti ringraziamo per tuo amore, per tua pace. Ti ringraziamo, alleluia. Consuetudine è ormai parte di me, sono speciale da poter camminare sulle acque. Oh, dal mare. Mentre che cantiamo, cerco di invitare alcuni. Dal mare a volte mi nascondo da la pazzia che c'è intorno a te, come un bimbo che ha paura dell'oscurità. Oh, quando chiamo Gesù, tutto è possibile, sotto le sue ali posso volare. Quando chiamo Gesù,
Non c'è montagna che lì non possa spostare per salvarmi quando lo chiama. La la la. Alleluia. La 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 la. Alleluia. La. Tu sei stanca, cuore infranto, donna priva d'amore, sola non sei. Se sei stanca e hai paura del furore che intorno a te, riesci a proseguire. Quando chiami Gesù, quando chiami Gesù, tutto è possibile. Sotto le sue ali possiamo volare. Quando chiamiamo Gesù, non c'è montagna che lì non possa spostare. Per salvarci quando chiami Gesù. E al tramonto canti con me, tardi nella sera sarà lì. Alleluia. Se sei scoraggiato e hai cuori a pezzi, ricorda che lui dice, c'è che, alleluia, sarà lì. Quando chiami Gesù, tutto è possibile. Sotto le sue ali possiamo volare. Quando chiamiamo Gesù, tania che egli non possa spostare. Per salvarci, quando chiami Gesù, tutto è possibile. Alleluia, 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 alleluia. Quando chiami Gesù, non c'è montagna che egli non possa spostare. Per salvarci quando lo chiami, perché non c'è montagna che e lì non possa spostare quando lo chiamo. Possiamo ripetere questa ultima parte? Non c'è montagna che e lì non possa spostare quando lo chiamo. L'annuncio di stamattina è che quando chiamiamo Gesù, e gli risponde come sta scritto nel libro di Isaia 55. Possiamo vederlo? Perché a volte è giusto che ci ricordiamo che Dio non è morto come Gneschi, che è ora è morto, ha cercato di dire. Puoi gridarlo? Io adoro un Dio vivente, ed è questo che Cristo disse ai suoi discepoli che andarono alla ricerca di Dio nei cimiteri. Cristo, Dio, non sta nei cimiteri. Cristo, Dio, non sta nella tomba. Secondo il libro di Primo Corinzi 50. San Paolo di, scusa, Primo Corinzi 15, versetto mi sembra 51-57, San Paolo ci dice, e questo è un ammonimento a qualsiasi tipo di credente, riformista, cattolica, evangelica, carismatica, pentecostale, anglicano, luterano, qualsiasi tipo di credente che ti riferisce a te stesso. È importante che capire come sta scritto nel libro di Primo Corinzi 15. Se non credi che Cristo fu nato da una vergine, se non credi che è morto sulla croce per i nostri peccati, non credi che è risorto per la nostra giustificazione,
L'ultima parte è quello che importa a San Paolo molto, perché lui aveva a che fare, era un gentile ed era un ebreo. E quindi lui dice che è stato chiamato per i gentili, la gente che non avevano quel Dio dei ebrei. E lui portava il Vangelo a loro, sia a coloro che avevano il Dio, cioè gli ebrei, sia a quelli che San Paolo portava questo Dio a loro. Lui dice che dopo averlo accettato, se non credi che è risorto, stai a casa. Ogni domenica, se prendi la Bibbia per andare a messa, perché in Europa il cristianesimo è diventato una tradizione, all'università ieri la professoressa dice che ci sono persone che non credono ma appartengono, e quelli che appartengono e credono. Quindi è diventato, io sono nata in Italia, quindi sono cattolica. Io sono nata come inglese, quindi sono anglicana. Sì, puoi essere anglicana, ma per essere credente in Gesù Cristo devi credere nel core, come si dice in inglese, il core della nostra fede. Il punto forte della nostra fede si basa sulla risurrezione. E quindi il cristianesimo non può appartenere a un evento solo storico, anche se è accettato, c'è l'evidenza empirico della nostra fede, che è una cosa che è successo, è storico. La nostra fede è spirituale, è basato sulla risurrezione, e la risurrezione era un miracolo, era un atto miracoloso. Che cosa sto cercando di portare la nostra mente a capire? Che non puoi essere credente senza credere nella spiritualità. Perché hanno tolto la spiritualità in cristianesimo? Era tutto un'invenzione, fabbricazione di uomini a cercare di fare Gesù di essere solo un uomo, figlio di un uomo. No, Cristo, come il nostro mistero ci dice nel libro di Timoteo, è figlio d'uomo, è figlio di Dio, è figlio di Davide, è figlio di Dio, è figlio di Abramo, è figlio di Dio. San Luca dice è figlio di Adamo, figlio di Dio. San Matteo dice è figlio di Abramo, sulla discendenza di Davide, il Messia. Cristo è uomo, Cristo è Dio. Ed se è Dio, il nostro esistenza, il nostro essere stesso è Dio. Vuol dire che siamo spirito, corpo e anima. Che cosa sto cercando di dire? Ogni volta che siamo alla ricerca della nostra fede, non possiamo staccare la spiritualità. Qualcuno gridi alleluia, io grido alleluia. Ovunque c'è la distaccamento della spiritualità, è l'uomo che non voglio Dio. Noi vogliamo Dio, non possiamo vivere senza di Lui. Sappiamo che siamo più di carne, siamo spirito, corpo e anima. Siamo spirito perché siamo i figli di Dio spirito, come la Bibbia ci dice nel libro di San Giovanni. Se un uomo non nasce dallo spirito dell'acqua, non può appartenere al regno di Dio. Cavosi garagade. Qui il Signore ci sta dicendo, se non cammini in spirito e con la parola, ed è questo che la Bibbia dice in Giovanni 16, vero? Giovanni 14, 6, dice, io sono la vita, la via, la verità. E in Giovanni, nel libro di Giovanni, dice la mia parola è spirito. Il verbo era spirito ed è diventato carne. Come noi eravamo spiriti, siamo ora carne. Alla ricerca della nostra fede, alla ricerca di noi stessi, ci porta alla ricerca della nostra fede. E la nostra fede è instaccabilmente spirituale. E poi un'altra cosa che dicono è che è fede, non è ragionamento. No. Il nostro fede è ragionamento, ed è quello che oggi, con l'aiuto dello Spirito di Dio, cercheremo di capire. Si fa domande. Ci sono alcune cose che è puramente ricevuto tramite rivelazione, ma ci sono anche delle ricerche di domande. Io pongo tante domande a Dio, e anche tu. È una ricerca. Bisogna chiamare, bisogna chiedere, se non capisce chiede.
non è tutto credere, credere. Ci sono cose ricevute dalla rivelazione e ci sono cose che si studia. Ecco perché San Paolo dice: studia per essere un buon studente della Bibbia. Io ti chiedo, sei un studente della Bibbia? Vedo già uno che sta guardando, non so, o è Carmela Bolognese o è la dottoressa Gandolfi, uno di questi. Alleluia! E che Dio vi benedica per il tempo che mettete a parte per ricercare, studiare la parola di Dio, perché la parola di Dio è il cibo del tuo spirito. E come un uomo può vivere senza nutrire il suo spirito? Io non so dove hai il nutrimento per il tuo spirito, ma qui, in questo live streaming, è uno dell'atto che Dio dà agli ascoltatori di nutrire la loro spirito. Stavo ascoltando una canzone del rinnovamento dello spirito che mi ha dato spunto al titolo di questo omelia in questo mese, come vuole Dio, se vorrà Dio, lo chiameremo Tabita Kumi, alzati. Ma perché alzati? Perché sono un po' di settimane da quando sono tornata dall'Italia, mi sono ammalata molto, molto, 7 giorni a letto, e anche se il medico diceva che è influenza, io ero più saggio del medico di pensare che è solo influenza, quindi devo prendere solo antibiotici. Anzi, i medici inglesi stanno attenti di bombardarti con le medicine. E quindi mi sono riposato sulla Santa Eucaristia, prendendo il pane d'asmo e il sangue di Gesù. E quindi ringrazio il Signore, perché anche se era mio corpo che era malato, avevo capito che se il mio spirito non è forte, il corpo non guarirà. E quindi ho reso forte il mio spirito mangiando e prendendo la Santa Eucaristia ogni giorno, 3 volte al giorno. Questa è la mia fede. Questa è quello che Cristo mi ha lasciato, e io violentamente mi aggrappo su questa. Ma perché? Ma perché, come vi ho detto, è lo spirito forte che rende forte il corpo dell'essere umano. Ieri una pastora mi fa prega per me, e con i problemi che sto passando, subito ho detto: è una cosa mentale. Se il diavolo riesce ad avere tua mente, avrà tuo corpo. È quello che la Bibbia ci dice. La Bibbia ci dice in Isaia 26:3 che avranno pace quelli che mediteranno sulla parola di Dio. È importante avere una Bibbia, è importante leggere la Bibbia non come un libro di storia, ma leggerlo chiedendo allo Spirito Santo: Signore, per esempio, settimana scorsa c'è una sorella, mi sembra Carmela Bolognese, che mi ha scritto chiedendo quando verrò a predicare. Ho detto, perché io non dico, quando sono ammalata, non dico a nessuno che sono ammalata, perché non è la mia eredità. La mia eredità è che per mezzo della sua lividure io sono guarita, ed è quello che confesso. Le mie amiche in palestra mi scrivevano: ma non vieni in palestra? Non ho detto sto male, ho scritto sono in convalescenza, perché è quello la mia eredità. Cristo è mio guaritore. E essendo non stavo bene, non riuscivo a studiare la scrittura, perché dovevo mangiare la parola di Dio per me stesso. Quindi l'ho scritto che non ho ricevuto la parola, e se quando non ricevo niente, cosa vengo a predicare? Ci sono alcune chiese che hanno un calendario annuale per ciò che i loro pastori dovranno dire ogni domenica. Io penso che Dio ci ha scelto come profeti per portare una parola d'istante, perché Dio non può essere incasonato. Se c'è una parola così, non possiamo metterlo dentro una cassetta. È spirito, spirito, pneuma, è la parola greca, è come aria, e quindi non si può incasonare. Quindi ogni tanto Dio parla a noi di venire a parlare con il suo popolo di una parola istante, e io penso che ho una parola distante per te, e la parola è riedificati. Semplicemente ho scritto alzati, 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 alzati. Leggiamo Isaia 61, lì c'è la profezia. Mentre che cantavamo, Signore mi ha messo nel cuore che preghiamo per la salvezza dei nostri familiari. Possiamo pregare prima che io entro nella omelia.
Il fatto che sei battezzato non vuol dire che sei credente. Alcuni, per esempio la Chiesa Cattolica, ha questa affermazione: chi è battezzato è cattolico, ma nella Bibbia, per essere un credente in Gesù Cristo, devi coscientemente capire che sei un peccatore, che non puoi, se ogni peccatore finisce in inferno, perché ogni ribellione, come il diavolo è stato il primo ribellioso, è stato preparato un inferno per lui e i suoi angeli. Chiunque segue sua strada finisce con lui prima. Quindi l'inferno non fu preparato per esseri umani. Dio non ha creato sue creature per portarli in inferno. Quindi Dio manda suo figlio Gesù Cristo, Dio stesso, che diventò uomo per diventare il nostro peccato. E quindi essere salvato è un scambio divino. Tu dicendo: io non posso salvarmi, io non posso essere brava da me stesso, io non posso essere giusto da me stesso. E è un ritorno al nostro origine. La predica di oggi è semplicemente questo: ritorno alla mia origine. E quando accetti Gesù Cristo come tuo salvatore, vuol dire che accetti che sei un peccatore, accetti sua morte sulla croce, un scambio divino per te, per liberarti dai tuoi peccati, da ogni male, e lui diventa il tuo Dio, tuo Padre, tuo Signore. Quindi siamo tutti creatori di Dio. Quelli che sono figli di Dio, secondo la Bibbia, sta scritto a coloro che hanno creduto in lui. Avete visto? Quindi se sei un credente, un pentecostale, perché sei nato nella chiesa, i tuoi genitori sono nati nella chiesa pentecostale, e non credi nella morte o l'opera della croce, non sei salvato. Puoi essere un membro di quella chiesa, ma non appartieni al regno di Dio. Questa è la pura, sacrosanta verità. A coloro che hanno creduto in lui, egli gli ha dato potere per diventare figli di Dio. Avete capito? Quindi per diventare un figlio di Dio, affinché puoi gridare a Dio: Abba Padre, vuol dire devi credere, praticare, camminare, ricercare di assomigliare a tuo Dio. Questa è l'opera della croce che Cristo ci ha dato. Preghiamo ai nostri cari. Quindi se abbiamo battezzato i nostri figli e non credono, non praticano, vanno a messa ogni domenica, chiedimi, come puoi conoscere Dio quando vai a messa solo al 25 di dicembre? Si conosce Dio tramite il verbo, la parola, la sua parola, perché lui è il verbo. E quindi si va a messa, si fa studio biblico, si va a studio biblico, preghiere, ricerche. E in queste ricerche ritroviamo noi stessi come all'origine Dio ci ha fatto. Preghiamo per i nostri cari, Signore. Noi ora vogliamo pregare per i nostri figli, figlie, familiari che pensano che ti conoscono ma non praticano la fede, o quelli che sono lontani da te. Stringeli, Signore, vicino a te, perché sta scritto: tu sei venuto a cercare coloro che sono persi. Signore, portali vicino a te, trovali, illumina il loro cuore, illumina la loro mente. Nel tuo santissimo nome abbiamo pregato, salvali, come sta scritto nel libro di Atti, capitolo 4, versetto 12, che la salvezza appartiene a noi, tutta la nostra casa. Salva i nostri figli. Manda qualcuno a predicargli il Vangelo, fargli capire l'importanza dell'attivare un cammino serio con te. Alleluia. Alleluia. Grazie per aver udito la nostra preghiera. Amen. Talita, alzati. È una domanda che mi sono posta durante queste 2 settimane che sono stata via da voi, pensando che cosa posso predicare. E c'è una scrittura nel libro di, mi sembra, San Luca, versetto 24. Sì, San Luca, versetto 24, capitolo, scusa, San Luca, versetto, capitolo 24, versetto 13 a 15.
Sono due discepoli che vanno al villaggio di Emmaus, lo stesso giorno della risurrezione di Gesù. Sulla via Gesù venne loro incontro. Quindi sulla loro via capiremo, sulla loro via diventa sulla tua vita, sulla tua via, sulla tua strada, sul tuo cammino. Gesù dice che è lì con te. È importante riconoscere, perché Gesù può essere in mezzo a te e tu non puoi riconoscere perché non sei spiritualmente attiva. È successo la stessa cosa con questi discepoli. Ma prima della storia del cammino sulla strada di Emmaus, quindi all'inizio volevo intitolare questa predica, questa omelia sulla strada di Emmaus, poi ho cambiato a Tabita Kumi perché il mio nuovo libro si intitola proprio così, Tabita, alzati, ed è la voce dello spirito in questo momento, quindi ho voluto, è un libro in inglese, quindi ho voluto portare una versione in italiano durante la mia omelia su questo live streaming. Questo cammino sulla strada di Emmaus è diventato molto simbolico per i credenti, ma trovo la stessa stesso cammino nel libro di Giudice, trovo lo stesso cammino nel libro di Esodo, quando Dio stesso sceglie un liberatore per andare a liberare il suo popolo in schiavitù, in cattività. Noi troviamo lo stesso nel libro di Giudice, capitolo 6. Io vorrei incoraggiarti di leggere, perché io leggo da versetto 11, ma ti incoraggerò di leggere tutto, perché se leggi tutto il capitolo capirai la storia, ma per il tempo, perché adesso sono mezz'ora e io cerco di finire entro un'ora, sono già mezz'ora, e quindi cerco di compattizzare un po'. Nel libro di Giudice, capitolo 6, versetto 11, sta scritto: ora, l'angelo di Dio venne a sedere sotto, avete visto un'apparizione divina, per favore riconoscete questo, apparizione divina. Perché l'apparizione divina? Allora, la storia dice che gli israeliti, Giudici capitolo 6, fecero ciò che è male ai occhi del Signore, e il Signore li mise nelle mani di Madian. Se leggete l'Antico Testamento, non hanno problemi di cercare o di ricercare la causa dei loro problemi. Ogni volta che un ebreo o gli ebrei si trovavano in problemi, per loro la causa era che hanno abbandonato Dio. Ed è questo, è molto bello, perché fa capire il senso del loro patto con Dio. Io sarò il vostro Dio. Ma tu capisci che cosa è questo patto che hai con Cristo? Io sarò il tuo Cristo. Gli ebrei sapevano che avendo Cristo era un patto. Noi facciamo qualcosa, lui fa qualcosa. Tu come credente hai questo senso di questo patto, che è il tuo cammino con Cristo, è un patto. Tu fai qualcosa, lui fa qualcosa. Per gli ebrei era così. Camminiamo sotto l'obbedienza della legge e lui ci proteggerà, ci salverà, ci guarirà, ci farà diventare prosperoso. Non cambia nel Nuovo Testamento. Ecco perché lo chiamo scambio divino. E quindi quando loro si misero male, la causa per loro era che hanno fatto ciò che è male dinanzi a Dio. Io penso che come esseri umani abbiamo questa sensazione: ogni volta che ci capita qualcosa di male, subito facciamo una ricerca di vedere ciò che abbiamo fatto male. Io penso che è una cosa giusta, è una ricerca. La Bibbia dice che chi riconosce i suoi peccati sarà guarito. E quindi è un male, è una malattia non riconoscere il tuo sbaglio, come dice la Bibbia. E quindi la Bibbia dice che Dio li diede nella mano di Madian. E anche questo è una filosofia importante da capire, che Satana non può intromettersi nella tua vita. È questo che stanno cercando di dire, eccetto che Dio dà il permesso, perché Dio è
il tuo Dio, non Satana. Il tuo Dio vuol dire colui che controlla la tua vita, colui che mette tutte le cose apposta per te. E quindi per loro non è che i madianiti erano forti o più intelligenti o più astuti, ma perché hanno perso la protezione divina. Perché? Perché hanno fatto ciò che è male dinanzi a Dio. E vedremo ciò che hanno fatto che era male dinanzi a Dio. Era adorare Dio e adorare sassi, statue, pregare a statue, pregare a cose in animo e rappresentarli come Dio. È ciò che è male dinanzi a Dio. Riguardo a questa storia dei ebrei che si trovavano male, perché vediamo cosa facevano i medianiti. La mano di Madian, capitolo, versetto 2, la mano di Madian si fece pesante contro Israele. Io non so che mano si è fatto pesante contro di te, ma qui sta scritto che per la paura dei medianiti gli israeliti adattarono per sé gli antri dei monti. Avete visto? Qui c'è una forte rema. Dice che erano stati oppressi quanto tanto che si sono assomigliati alla forma che l'oppressore gli voleva assomigliare. E questa è la storia di alcune donne abusate. Sono stati abusati così tanti, hanno vissuto in una famiglia di abusatori, magari da piccoli i loro genitori abusavano se stessi o li abusavano, crescono e la carisma è cercare uomini abusatori, donne abusatori. Si assomigliano a ciò che il nemico vuole. La voce dello Spirito Santo sta dicendo che alcuni di noi, molti di noi, ci siamo conformati all'immagine dell'oppressore. Se io ti chiedo di descrivere com'è tua famiglia, com'è che mi descriverai? Che sono famiglia di disabili, famiglia di malati, famiglia di imprenditori, famiglia di disgraziati, famiglia di persone sterili. Com'è che descriverai la tua famiglia? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico genito, affinché chiunque crederà in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il Signore è venuto per salvarci, come sta scritto nel libro di Romani. Sta scritto: non conformiamo all'immagine del mondo, all'immagine che Satana ha ricostruito sulla nostra famiglia, ma dobbiamo conformare all'immagine di Dio. Quando diventiamo credenti, siamo alla ricerca di conformarci all'origine dell'immagine di Dio, e tu conformerai all'origine, l'intento dell'immagine che Dio aveva per te. Questa è stata la predica di Gesù Cristo. Lui sapeva se stesso, conosceva chi era. Infatti lui stesso ha fatto questa confessione: ecco, mi sono venuta secondo ciò che c'è scritto di me. Allora, per qualsiasi evento che ti capirai, non stare lì con la mano piegata dicendo il destino, è la vita. No, devi porre domande e chiedere: ma questa sta scritto di me nel libro di Dio? Perché la Bibbia dichiara nel libro di Salmi 139 che tutti i miei giorni non sono scritti nei tuoi libri. Quali giorni? Giorni di matrimonio, giorno di nascita, sì, giorno di nascita, giorno che sposerò, giorno che incontravo il mio marito, il giorno di fidanzamento, il giorno che nascevo i miei figli, tutti i miei giorni, i giorni che sono stata consacrata come apostola, i giorni che sono stata chiamata come pastore, i giorni che sono diventata giornalista, i giorni non sono tutti scritti nel libro di Dio? Ah, sì, ma ci sono altri libri, libri di tuoi amici, libri di tuoi genitori, libri di tuoi nemici, libri di Satana che hanno un progetto per te, come sta scritto nel libro di Geremia 29:11. La Bibbia dichiara: i miei piani e i miei progetti per te sono buoni. Qualsiasi altro piano e progetti che non conduce in benignità, bontà, benessere, non appartiene a Dio. Anche se camminiamo sulla valle dell'ombra, egli è con noi.
anche quando camminiamo sulla strada di Emmaus, Egli è con noi, era con Gideone, lo stesso Dio che era con gli ebrei, che erano in schiavitù per 400 anni, lo stesso Dio che era con Gideone, lo stesso Dio che era con gli apostoli sulla strada di Emmaus, con i discepoli, lo stesso Dio è in mezzo a noi, Emanuele, sento forte la sua presenza, even allora che sto predicando. Lui è con noi alla ricerca di aiutarci a conformare alla sua immagine. È importante capire questo. Per esempio, se sei un immigrato in Italia, la società ha un'immagine per te. Se sei nero e sei arrivato in Europa, la società, se sei venuto da America, ha un'immagine come vuole vederti. Se sei nero e sei arrivato da Africa, la società ha un'immagine di come vuole vederti. Gloria a Dio, io quando sono entrata in Italia avevo un'immagine di Dio. E nessun altro proiezione della società, anche le persone intorno a noi, che la loro mente sono stati formati dalla media. Quindi quando ti vedono dall'Africa pensano che non hai mai messo i tacchi, pensano che non hai mai sentito Maria Carea, pensano che non hai mai guardato televisione, ma perché la società li ha formato di avere un'immagine sbagliata. È lo stesso nel nostro cammino come credenti. Tanti dicono che sono credenti, ma non hanno un'immagine sbagliata di loro stessi. Hanno un'immagine sbagliata sugli altri credenti. Hanno un'immagine sbagliata, sbagliatissima. Io so, ci sono tante conferenze italiane che sono andate e dopo mi chiedono dove hai studiato. E ovviamente, perché forse vedendo una persona, in Italia dicono di colore, non si dice di colore, non siamo di colore. Perché io non posso chiamare un'italiana una persona di colore. E quindi l'italiano non si permette di chiamarmi di colore. O sono africana, o sono ghanese, o sono Diana, perché io per riconoscere te ti riconosco come cosa italiana o con tuo nome. Tutte queste sono un male sistemica che cerca di conformare una persona a un'immagine. Guardate, quando siamo venuti in Italia, mio figlio mi ha scioccato perché eravamo su uno dei grandi strade principali di Londra e c'era una pubblicità grandissima di una ragazza nera, penso che era una modella per olio, per capelli, per... E mio figlio fa, guarda, 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 io pensavo che era qua, e io ho chiesto che cos'è, guarda, guarda, che cos'è. Perché in tutti i 25 anni di mio figlio in Italia, non ha mai visto, messo un'immagine così forte, positiva, perché non era nuda, era una modella molto bella, con una crema in mano. Mio figlio non ha mai visto questa immagine. Avete visto che male? E bisogna dire questo. È lo stesso male che Satana fa a credenti. Mio figlio non ha mai visto un'immagine così forte. Pensate cosa hanno fatto a Kenge. La sistema parla da sola. Io non voglio persone che fanno finta. Sì, Italia è stato buono con voi. Sì, Dio è stato buono con noi, ma dobbiamo guarirci di alcuni male che ci sta facendo male. E il male è la mentalità sulla strada di Emmaus, che Satana gratuitamente gode di farci avere. E sto usando l'Italia, sto usando, non sono in Ghana, avrei usato Ghana contro i nigeriani che vivono in mezzo a loro, perché ci sono stereotipi. Per esempio, un ghanese che è di famiglia benestante ha una cattivissima immagine della serva in casa sua che proviene dal villaggio, perché tutto ciò che sentiamo è quelli in villaggio non hanno da mangiare. Poi vai in villaggio e vedi abbondanza di cibo e si chiede, ma ci hanno detto che non avete da mangiare, no, siete voi in città che non avete le risorse che abbiamo nei villaggi. Questo sto raccontando una storia vera. Quando vai nei villaggi sono loro che hanno dei bambù per fare dei bei cestini che vediamo in città. Hanno risorse che quelli che vengono in città non ce l'hanno. E quelli in città hanno risorse che quelli nei villaggi, risorse come luce, buona scuola, buona acqua.
E questa è l'immagine che abbiamo delle persone che vivono nei villaggi, pensiamo che sono indietro, pensiamo che non sono civili. È lo stesso che Satana fa a tanti credenti. E questo è un processo di cambiamento non di un giorno, ma di generazione. Quindi, per esempio, perché la vita dell'essere umano cambia, eh? Una persona che stava bene oggi, domani, per via a causa di una malattia, non vede più, o non può fare più figli, o non può camminare più, o non può parlare più. Che Dio non permette che questo male succeda a nessuno di noi, e lo schiacciamo e lo cancelliamo per mezzo del suo sangue. Ma quando uno incontra una persona del genere, come Stephen Hawking, come quel scienziato di Inghilterra, se uno non sa sua storia e lo vede adesso, pensa che è sempre stato così e inizia a vederlo come è. Ma perché non si va alla ricerca dell'origine? Come credenti, la voce dello Spirito Santo oggi è non essere soddisfatto a dove sei per dire è destino. No, vai alla ricerca dell'immagine che Cristo pagò dolorosamente al croce per te. Se il nemico ti ha afflitto di malattia, non stare lì per dire è la stessa cosa che è successo alla mia mamma, è una cosa di generazione e quindi è la nostra, non è tua. Può essere la loro, ma non è tua. Il papà aveva diabete, i figli hanno diabete, i figli dei figli iniziano a pensare di come devono sistemarsi contro di adeguarsi. Qui è quello che sta scritto, che gli ebrei si sono adeguati al male pensando che era la loro eredità. Non adeguare al male pensando che è la tua eredità. Perché se andiamo all'origine, quando alcuni hanno fatto una domanda a Cristo riguardo al divorzio, Cristo ha detto che non era l'intento di Dio, all'origine non era così. Era a causa di qualcosa che Mosè permise. Quindi si va alla ricerca dell'origine, alla ricerca dell'origine del popolo nero, alla ricerca di mia origine, di che famiglia appartengo. Non venire a dirmi che siccome è successo a mia mamma, il mamma di mia mamma, non venire a dirmelo. Se quello che mi dice non va conforme alla parola, sacra parola di Dio, io lo rigetto, io lo rifuto, io non conformo, io divento anticonformista contro qualsiasi progettazione, qualsiasi piano, qualsiasi strategia, qualsiasi libro che non promulga, che non profeta, che non dice come sta scritto su di me. Qualcuno gridi alleluia e io grido. Alleluia, sono 47 minuti. Quindi in Romani 12 e sottolinea queste scritture perché è la filosofia dei credenti. Il motivo della morte di Cristo è liberazione. Che senso ha di essere credente e ancora legato? Vi ricordate la storia della donna piegata? Aveva multipla sclerosi. E secondo i diagnosi di Gesù, era un demone che si è imposto di dare un altro destino diverso da ciò che Dio diede a questa donna, che Gesù lo chiama figlia di Abramo. Con questo intento capiamo che è Satana che cerca di mettere giochi alle famiglie, che cambia il destino di famiglie. Ho visto intero famiglie essere sterminato. Non era il progetto di Dio. Non venite a dirci che quello che è successo a Londra, al museo, non c'è l'impronta di Dio. Il male proviene a Satana. Come possiamo assicurare pace sulle nostre strade? È la conclusione di questa omelia che vedremo forse durante la fine di questo mese, ma per ora voglio che leggiamo Romani 12, il mago di Dio. Se dimenticherai qualsiasi cosa, non dimenticare che sta scritto alla sua immagine siamo stati
creati. Allora dimmi, Cristo è un malato? No, è diventato un malato affinché noi saremo guariti. Questa è la mia promessa. Non chiedermi di accettare nient'altro. Non posso accettare nient'altro. Alla sua immagine. Alla sua immagine. E io ieri Dio mi ha dato un forte esempio. Una dottoressa che è in, all'università con me mi ha fatto vedere una foto di lei e sua figlia e sono rimasta scioccata perché io faccio la ricerca. La signora ha un forte gap, buco tra i denti. In Ghana si chiama Ejire, è uno dei simboli di bellezza. E sua figlia aveva la stessa cosa. La figlia ha preso la somiglianza fisica della mamma. È così forte! Cioè, quando si parla di somiglianza, si pensa all'occhio, ma questa qui ha le gambe piegate, il papà ha le gambe piegate, la mamma ha un buco forte tramite i denti, la figlia ha un buco forte tramite i denti. Alcune somiglianze sono così forte! Allora, se la Bibbia dice che alla sua immagine Dio ci ha creato, qualcuno dice allora Dio è bianco o nero. Dio è spirito, ma che ha creato la diversità per abbellire suo mondo. Quindi come egli è, così siamo, come sta scritto nel Nuovo Testamento. Come egli è, così siamo, è in Efesini 5. Come egli è, così siamo. Quindi io è inutile mettere un Gesù bianco come un quadro nella mia casa. Io lo metto come un simbolo di un uomo di preghiera. Ma se tu mi chiedi com'è Gesù, come sono, così è. È nero come me, ha capelli afro come me. Così è, perché sta scritto alla sua immagine, alla sua somiglianza, mi ha creato. Dio è buono? Sì. Allora la ricerca di io essere buono come lui. Come posso essere buono come lui? Perché ho il suo spirito dentro di me. E più che cammino con lui, più che assomiglio a lui. Tutti sappiamo questo, gli uccelli di due. Uccelli che volano insieme, birds of the same feathers fly together. Più che avvicini a qualcuno, più che assomigli alla persona. È lo stesso con mariti e mogli. Avete sentito nel mio, alla mia origine, Ghana, si dice gli uomini, le persone sposate finiscono di assomigliarsi. È così. E quindi per assomigliare al nostro origine, per rifiutare l'immagine di Madian, l'oppressore, dobbiamo accostarci e avere un cammino. Quindi è impossibile assomigliare a Dio se non hai mai un cammino con Lui. Tu che ti chiami credente, se è per tradizione, beata a te. Ma io non voglio essere credente per tradizione. È una seria, it's a serious matter. È una roba seria. Sono alla ricerca di me stesso, come il titolo dice. Ragionamenti, ricerche, risposte. Dio è buono, sono buono. Dio è sano, sono sano. Dio è forte, sono forte. Come è, sono io. San Paolo va fino a definire che noi abbiamo, lui, San Paolo dice in Efesini 5, lui dice che siamo sua carne, suo sangue, suo DNA. Quando uno è malato, i medici riescono a trovare nel DNA o della mitocondria, che è una cosa che trascende in generazione in generazione. È lo stesso con noi e con la nostra nascita spirituale. Abbiamo il DNA di Dio. Qui, Romani 12, la Bibbia dice, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi. Avete visto? Il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo. E mio corpo deve essere continuamente santo. Quando mi ungo con l'olio consacrato, dico,
dal capo di mia testa fino al suolo di mio piedi sono sana. Essere santo è simbolico di essere sana. E se Dio ci esorta di essere santo, ci sta esortando di essere sana. Quindi il saluto del nostro corpo è principale nell'interesse di Dio, nella nostra conformità alla sua immagine. Qualcuno gridi alleluia. Versetto 2 dice: e non conformate a questo mondo. Come vi ho detto, se vivi in Italia e sei straniero e sei nero, la società ha delle un male sistemica che cerca di farti. Fino adesso, quanti insegnanti neri abbiamo nelle scuole italiane? Pensate che non ci sono stati studenti che magistrali neri o africani? Quanti? Quanti persone nere vediamo guidare autobus? Come è la società, non è come è il sistema. In Parlamento, quanti ne abbiamo? Qual è la riflessione? Perché pagano le tasse. Io sono italiana da quasi 30 anni, quindi sono quasi 30 anni. Sì, è un processo lento, non possiamo paragonare all'altro, ma il sistema sta producendo male a questi tipi di seconda generazione che non vedono nessuna riflessione del loro stesso positivo nella società. Quindi il mondo cerca di conformarti a un'immagine. Una città cerca, uno del sud che vive nel nord, il sistema cerca di farlo conformare a un certo sistema di immagine, una certa forma di immagine. È difficile, è una sfida essere un medico quando stai in mezzo a ubriaconi che non hanno nessuna visione. È così. Quindi se la Bibbia dice che devi conformarti all'immagine di Dio, cerca che comunità appartieni. È una comunità che sfida, che devi essere santo. Che comunità appartieni? Che amici sono intorno a te? I tuoi amicizia, le persone intorno a te sono importanti. Le cose che leggi è importante. Il tuo cammino, le cose che riguardo a te è importante. Hanno influenza sulla tua immagine. È così. È così. San Paolo dice che cattiva comunicazione rovina una buona immagine, una buona crescita. È così. È così. Quindi in versetto 2 San Paolo dice: per mantenere un corpo sano, un'immagine perfetta di quello che Dio aspira per noi, non dobbiamo conformare a questo mondo, ma siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Avete visto quello che sto cercando di dire? Nel libro di Giudici 6 la Bibbia dichiara che gli ebrei si sono conformati all'immagine di Midian. Gli ebrei erano loro i re del mondo, come sono stati liberati per essere. Erano i salvatori del mondo per portare la buona notizia al mondo. Mi manca solo 2 minuti. Invece sono diventati gli schiavi e i medianiti, cioè quelli da essere guidati, sono diventati la guida. Questo è quello che la Bibbia dice nel libro di Colè. Dice: il principe sta camminando a piedi e lo schiavo sta sul cavallo. No, la normalità è che il principe sta sul cavallo e lo schiavo cammina. Ma c'è una distorsione sotto il mondo, una distorsione diabolica, una strategia satanica che Satana usa uomini, persone, nemici, amici, familiari, spiriti cattivi, di cambiare, mutare il buon piano che Dio ha per noi. Alla origine sta scritto che Dio ci ha chiamato e ci ha creato alla sua immagine. Stai vivendo alla sua immagine? O ti trovi nello stato di Gideone, il popolo di Israele? Ti sei conformato all'abuso? Ti sei conformato alla malattia? Ti sei conformato al male? Ti sei conformato alla distorsione del sistema del mondo? Dice che gli uomini si sposano, quindi tu ti sei conformato?
dice che un uomo può essere uomo e donna. Ti sei conformato? Ti sei conformato nella società dove si dice che un uomo può avere 3 mogli, 5 mogli, 7 mogli? Ti sei adattato, adeguato a questo sistema? Che male, ti sei adeguato e adattato perché il tuo mondo dice così. Ti trovi così difficile quando vedi un medico nero? Ti sei adeguato a questo sistema? Per te è strano vedere una ragazza nera predicare il Vangelo? Ti sei adattata a un sistema del mondo, non all'immagine di Dio? Liberati. La Bibbia dice nel libro di, come stiamo leggendo, dice: trasformate, mediate il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienze quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Sai la volontà di Dio per me? Se tu mi chiedi, io dirò. Come sta scritto, nella sua lividura sono guarita, i miei figli avranno successo, io avrò successo, perché così che sta scritto, non è arroganza, non è narcisismo, è scrittura. Io ho il DNA di Dio, vuoi profetarlo con me? Io, vediamo, è giusto che leggere questo prima di chiudere, in Efesini 5, Efesini 5, come egli è, così siamo. Cavadala wadaya bahalade. Allo de rogedo yante de brianto. Efesini 5. No, questa è Filippesi. Efficiens. Efesini 5. San Paolo parla della nostra unione con Cristo, dando esempi di doveri domestici, parlando della matura di Dio. No, 30. Ecco. Lui dice, 32 dice, questo mistero è grande, sta parlando di come l'uomo lascia suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e essi diventeranno un solo carne. Quando uno diventa credente e forma questo patto con Dio, nasce da Dio spiritualmente e si diventa un solo carne con Dio. Io sono carne del carne di Dio, Dio divino, Dio creatore. E così sei tu, se sei un credente, sei nato di nuovo. E San Paolo dice nel libro di Efesini, capitolo 5, versetto 32, questo mistero è grande. Or, io lo dico a riferimento a Cristo e alla sua Chiesa, ma ciascuno di noi individualmente così ami la propria moglie come se stesso e similmente la moglie rispetto il marito. Allora, nella Bibbia inglese lui dice perché come è così siamo. Io come è così siamo, forse è quello che sta scritto, e diventeranno un solo carne. Così è, così siamo. Io ho il sangue, il mio sangue è puro, perché quindi qualsiasi virus di influenza che cerca di sottomettere mio carne in debolezza, lo devo schiacciare bevendo il sangue di Dio, perché io ho il sangue di Dio, io sono il carne del carne di Dio, io ho il DNA di Dio. Puoi ripeterlo con me? Io rifiuto di assomigliarmi o conformarmi all'immagine che il mondo qui vivo cerca di farmi avere. Io rifiuto di conformarmi a qualsiasi immagine che non va in linea o secondo la promessa o l'immagine di Dio per me. Io rifiuto, io violentamente rifiuto nel nome di Gesù. Io conformo all'immagine di Dio perché alla sua immagine mi ha creato. Io rifiuto di conformarmi all'immagine di mia madre se non conforma all'immagine di Dio. Questa è una guerra che devi confessare violentamente, perché il male di natura ci ha formato, e come è l'origine è così che è ciò che proviene. Quindi se tua mamma è un male, il male è dentro di te e si evidenzia. Se sei nato di nuovo, devi fare questa confessione,
Perché come abbiamo visto il mistero nel libro di Ezechiele, che dice tale madre, tale figlia, tale padre, tale figlia. Non è una cosa che sei tu che attiva. Quella ragazza che ha il grosso buco nei denti come la mamma, nel grembo quando il papà e la mamma si sono riuniti e la mamma era incinta di lei, la ragazza non ha chiesto di avere quel dentone, ma ora ce l'ha, perché proviene da un vasoio già formato così. La Bibbia dice che noi, ora che siamo nati di nuovi, Dio vuole riportarci all'origine, come sta scritto nel libro di Matteo. Gesù dice, all'origine non è così. Non so in che stato ti trovi ora. Un famiglia di divorziati? Un famiglia di persone che convivono perché il mondo li ha fatto conformare senza avere un patto? Gente senza patti? Come stai vivendo la tua vita? Se non è in conformità alla immagine che Dio tramite Cristo procurò per te alla croce, rifiutalo. Rifiutalo. Nel libro di Giudice, come abbiamo visto, nel libro di Giudice 6, nel libro di Giudice 6, per cambiare questa cattiva immagine che gli ebrei hanno avuto, avevano di loro stesso, che era opposto all'immagine di Dio, Dio mandò un angelo per riportarli sulla strada dell'origine. Ed è lo stesso con i discepoli di Gesù in Luca capitolo 24. Luca capitolo 24, sulla strada di Emmaus, dopo la morte di Cristo, versetto 13, dice, or ecco, in quello stesso giorno, due di loro, cioè i discepoli di Gesù, se ne andarono verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi di Gerusalemme, ed essi parlavano tra di loro tutte quelle cose che erano accadute. Lo Spirito di Dio sta dicendo che alcuni stanno parlando fra di loro, stanno meditando di tutto l'accaduto e stanno dicendo tale madre, tale figlia, stanno dicendo è così, è successo a questo, è nella mia famiglia è così. Alcuni stanno meditando, stanno dicendo Signore non più, non permettere, ma non sanno come impedirlo. Grazie mille, sto per concludere, è un'ora. Ma la Bibbia dichiara in Luca 24, versetto 14, dice, essi parlavano tra di loro queste cose. Ora venne che mentre parlavano e discorrevano insieme, non mi interessa quello che ti è accaduto. Stai parlando nello studio di sociologia ieri, questo sociologo dicevano che prima c'era la confessione, adesso psicologi hanno sostituito tutto ciò che è Dio con tutto ciò che è uomo e non troviamo le risposte, perché le risposte spirituali si trovano con gli uomini e donne spirituali, non con psicologi, non con medici, non con la sostituzione che il mondo ci ha dato affinché possiamo conformare all'immagine che il mondo vuole. Sto per concludere. Quindi i discorsi, quando siamo davanti ai medici, quando siamo davanti ai psicologi, siamo davanti ai insegnanti, quando siamo davanti ai professionisti del mondo, com'è il nostro discorso? C'è Gesù in mezzo al nostro discorso? Perché Lui, con tutto il ragionamento, la ricerca che stiamo facendo, è Lui che ha la risposta. Ragionamenti, ricerche, risposte. È Lui che ha la risposta. Alleluia, grazie mille per l'incoraggiamento. E quindi la Bibbia dice che ora venne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Questa è la parola profetica che sto cercando di dirti. Non so la riunione familiare che state facendo riguardo al vostro membro di famiglia. Gesù ora dice che si accosta e vuole essere il capo di quella riunione. Quella persona non morirà. Quel bambino finirà, quel ragazzo finirà la sua scuola. La tua impresa non chiuderà. Quel discorso, quella riunione che hai con i medici, Gesù è in mezzo. Avada galaya tayade.
quella riunione che hai con il comune, Gesù siederà in mezzo. Quel discorso che hai con il dirigente, qualsiasi dirigente che devi incontrare, con la banca, quella loan, quella prestito che stai cercando di avere con la banca, quando siederai con il direttore della banca, Gesù siederà in mezzo. Gesù siederà in mezzo e a lui assicurerai che tutto conforma al suo piano per te. Tornerò settimana prossima con la nostra predica di alzati dalla strada di Emaus, alzati e conformati all'immagine di Dio. Ti lascio con questa parola. Gesù è in mezzo a tuoi discorsi. Gesù è in mezzo a noi. Suo nome è Emanuele. Per qualsiasi incontro, discorso, unione che avrai questa settimana, non dimenticare di invocare la presenza di Gesù, perché lui è lì. E quando tu invochi la sua presenza, aiuta te stesso di essere cosciente che non sei in quella riunione da sola, non sei in quel ufficio da solo, non sei in quel sala da solo, ma Gesù è in mezzo a te. Arrivederci a domenica prossima con la nostra ricerca alla nostra origine, all'immagine che Dio ci ha formato e ci ha creato. La pace sia con voi. Amen. Prego per guarigione. Se non conosci Gesù Cristo come tuo Salvatore, se non sei nato di nuovo, ripete dopo di me. Gesù Cristo, io ti accetto. So che sono nata o nato peccatore e non posso liberare me stesso. Ma tu hai mandato su uno genito figlio per liberarmi. Ho udito il messaggio di liberazione oggi e voglio essere liberato. Liberami, Cristo, da qualsiasi male, dei medianiti. Liberami dalla tortura mentale. Liberami, Cristo, ora e sempre. Ti accetto come mio Salvatore. Allora ti do benvenuto al regno di Dio. Ora sei salvata. Cercati una chiesa dove c'è forte insegnamento giusto della Bibbia e la presenza dello Spirito. Cerca una comunità cristiana che può aiutare la tua crescita verso l'immagine del Creatore. Amen. Pace. Grazie mille a tutti per essere stati con me. Pregate per me. Amen. E io pregherò per voi. Pace. Pace.